Siamo con Monica Camporesi, attrice che interpreta Cristina, la compagna di Marco, nell'ultimo film dedicato al pirata, campione indiscusso, è rimasto nel cuore degli italiani e non solo. Cosa hai provato a interpretare questo ruolo? Il ruolo che interpreto appunto è della compagna di Marco Pantani. Ho provato, diciamo che lo studio del ruolo è nato molti anni fa, nel senso che io collaboro con la casa di produzione Mr. Arkadin già da ormai anni, e con Domenico ho seguito anche tutta la parte produttiva del film, quindi abbiamo incontrato le persone, letto gli atti eccetera, e ho conosciuto Marco proprio a livello, dal punto di vista umano e intimo. Mi ha emozionato molto fare questo ruolo, perché Cristina è stata, anche se non per tantissimo tempo, la compagna fondamentale di Marco e l'amore che Marco aveva. E a un certo punto Cristina decide di lasciare Marco, perché non lo amava più, quindi una scelta libera. Diciamo che Marco era in un periodo di grande debolezza, perché era appunto appena accaduto, insomma, poco dopo Campiglio e l'esclusione, quindi era un momento di grandissima fragilità. E niente, mi ha emozionato molto ricoprire questo ruolo, perché ho conosciuto un Marco, sebbene io non l'abbia conosciuto di persona, ma ho riscoperto un Marco che in realtà era una persona, un cuore pulito, una persona piena d'amore, e che anche dopo che è finito il loro rapporto lui continuava a ricercare questo bisogno di amore, emotività, di calore, anche con altre donne, anche con rapporti a pagamento, che però purtroppo non ha più trovato. E quindi sono convinta che una figura femminile vicino a Marco l'avrebbe aiutato tanto, secondo me, in questi ultimi anni di vita. E poi nel film vedrete un'altra piccola sorpresa, che adesso però non vi svelo, perché il regista la vuole tenere segreta.